Buongiorno dalla Sicilia, siamo qui in una magnifica costa per raccogliere il finocchietto selvatico per fare la nostra preparazione della pasta con le sarde. Vicino. Questo è il finocchietto naturale, biologico. Serve per la nostra preparazione della pasta con le sarde. Il periodo di raccolta è quello primaverile fino a fine maggio. E questo può bastare. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Mazzù del quarto cieno dell'alberghiero Giancarlo De Carolis di Spoleto. Vengo da una delle più belle regioni dell'Italia, ovvero la Sicilia, e oggi insieme prepareremo un tipico piatto, un primo piatto di questa regione, ovvero la pasta con le sarde. Per la preparazione della nostra ricetta occorrono degli alimenti di stagione. Abbiamo il finocchietto selvatico che ho personalmente raccolto nella mia campagna, la cipolla, le sarde pescate da stamattina, le acciughe, i pinoli, sale, pepe, olio, pan grattato, zafferano e bucatini. La nostra preparazione, iniziamo a sbollentare il finocchietto. Andiamo a tritare la cipolla. La cipolla può essere anche uno scalone. Iniziamo a soffriggere la cipolla. Mettiamo le alici. Il finocchietto è già stato sbollentato. Possiamo uscirlo. E lo mettiamo in acqua fredda. Mettiamo i filetti d'acciughe interi, perché poi si sfarinano. Aggiungiamo i pinoli tostati, pepe e sale. E mescoliamo e amalgamiamo il tutto. Sminuzziamo il finocchietto che abbiamo precedentemente sbollentato. Aggiungiamo il finocchietto sbollentato e tagliato. Possiamo tostare. No, ci prepariamo il pan grattato con un goccio d'olio. La scorza di un arancio grattugiato. Questo è un arancio del giardino di mio nonno, quindi posso essere sicuro che è biologico. Amalgamiamo e tostiamo. Possiamo mettere i nostri bucatini nell'acqua già salata e possiamo direttamente utilizzare l'acqua del finocchietto selvatico. Sciogliamo lo zafferano in un poco d'acqua bollente. E lo versiamo nel condimento. Aggiungiamo un mestolo d'acqua di cottura nel condimento. E possiamo aggiungere i bucatini. Riusciamo al dente. Le aggiungiamo al nostro condimento.
aggiungiamo una spolverata di pangrattato tostato e amalgamiamo. A questo punto possiamo impiattare con l'aiuto di un mestolo. E aggiungiamo un filetto di sarda. E un rametto di finocchietto. E meniamo con un poco di pangrattato. Abbiamo terminato il nostro piatto, la pasta con le sarde. A questo punto lo assaggio. Buon appetito, provateci anche a casa. Bene, abbiamo terminato con la nostra ricetta siciliana. Un saluto, alla prossima ricetta.